giovane Aki c'era una volta un giovane monaco zen di nome Aki, che trascorreva la maggior parte delle sue giornate in meditazione e contemplazione. Un giorno, durante una passeggiata nel bosco, Aki incontrò un vecchio contadino che tagliava legna. Il vecchio contadino lo salutò con gentilezza e Aki rispose con un sorriso, notando che il vecchio sembrava molto sereno e pacifico. Curioso, Aki chiese al vecchio quale fosse il suo segreto per vivere una vita così tranquilla e serena. Il vecchio rispose che la sua vita era semplice e che trascorreva gran parte del suo tempo a tagliare legna, coltivare la terra e prendersi cura degli animali. Ma come fai a mantenere la pace interiore mentre lavori così duramente? Chiese Aki. Il vecchio contadino rispose: quando taglio legna, taglio legna. Quando coltivo la terra, coltivo la terra. Quando mi prendo cura degli animali, mi prendo cura degli animali. In ogni momento, sono completamente presente e mi concentro solo sull'attività che sto svolgendo. Aki rifletté sulle parole del vecchio e decise di seguirne l'esempio. Da quel momento in poi, Aki si concentrò completamente sull'attività che stava svolgendo, sia che fosse la meditazione, la pulizia del tempio o la preparazione del tè. Gradualmente, Aki cominciò a scoprire la pace interiore che il vecchio contadino aveva descritto. Si sentiva più concentrato, più presente e più connesso con il mondo intorno a lui. Un giorno, mentre stava meditando, Aki si rese conto che la pace interiore non era qualcosa che poteva essere trovata fuori di se stesso. Era già lì, dentro di lui, solo che doveva imparare a riconoscerla e a coltivarla. Così, Aki continuò a praticare la meditazione e la contemplazione ogni giorno, cercando di coltivare la pace interiore che sapeva di poter trovare solo dentro di sé. E così, Aki visse una vita serena e pacifica, imparando che la vera felicità si trova nella consapevolezza e nella presenza del momento presente.